Eccomi. Anche io non mi vorrei dilungare molto su questa delibera, ma mi corre l'obbligo di intervenire comunque in qualità di Presidente della Commissione che presiedo, perché questa delibera è arrivata appunto come proposta di giunta alla Commissione urbanistica. Facendo seguito agli interventi che mi hanno preceduto, però anche io devo sottolineare il fatto che non si tratta di un intervento urbanistico vero e proprio. Nel senso che da un punto di vista urbanistico la trasformazione di questo territorio è sicuramente frutto di amministrazioni che ci hanno preceduto. Quindi questo lo voglio dire e lo voglio rimarcare, non è una delibera che parte dall'indirizzo politico di questa amministrazione. E la stessa collocazione di questo intervento, come abbiamo evidenziato in commissione, non ci vede da un punto di vista politico favorevoli. Sicuramente noi come amministrazione non avremmo scelto quelle aree situate in prossimità della riserva di Decima Malafede per collocare queste nuove edificazioni. Però, come abbiamo già detto altre volte, noi qui ci troviamo ad amministrare una città in cui spesso ci arrivano decisioni, diciamo, su atti intrapresi nel passato. E quindi un po' questo noi abbiamo valutato in seno alla Commissione urbanistica. Per quanto riguarda la tempistica, è vero che la delibera è passata in giunta, credo, a novembre e mi pare sia arrivata in Commissione a febbraio, ma questo perché nel frattempo l'Aula fu impegnata nell'approvazione dei bilanci e di altre delibere importanti, per cui poi io la portai in discussione immediatamente dopo la pausa delle vacanze di Natale e addirittura insomma dedicammo all'analisi della delibera due sedute proprio perché, come d'abitudine, ascoltammo in quella sede sia i cittadini coinvolti nella truffa e che quindi da tanto tempo aspettano di poter costruire le loro abitazioni, ma anche il municipio, perché ci sembrava giusto ascoltare le richieste anche del territorio e in quella sede il municipio, rappresentato dall'assessore municipale e da qualche consigliere, fecero delle osservazioni sulle opere pubbliche connessi a questo intervento. Infatti noi siamo nella fase non di approvazione del progetto, che come dicevo prima è già stato approvato precedentemente, ma con questa delibera andiamo semplicemente ad acquisire delle aree sulle quali verranno realizzate delle opere pubbliche, quindi strade, parcheggi, verde e quant'altro. Il municipio in quella sede disse e manifestò, come accade anche in altre circostanze, di non poter farsi carico, per esempio, di aree verdi così grandi e quindi chiese di trovare, diciamo, un accordo anche con i proponenti in questo senso, magari sulla manutenzione delle aree verdi. Quindi la discussione in commissione c'è stata, è stata una discussione ampia in cui si è esaminato l'iter, in cui si sono ascoltate le parti coinvolte e poi i commissari si sono fatti la loro idea e hanno espresso il parere che, come sapete, è un parere comunque non vincolante per il voto di Aula. Dopodiché, quando le delibere arrivano in aula, io credo che ciascun consigliere, anche quelli che non fanno parte della commissione urbanistica, o per esempio io non faccio parte della commissione sport, della commissione commercio, non posso seguire nel dettaglio e nel merito tutte le delibere, almeno non ce la faccio personalmente a farlo, hanno la possibilità di approfondire e di chiedere qualora non abbiano chiari tutti gli aspetti dei procedimenti e dei provvedimenti in esame. Così ha fatto la consigliera Guerrini, che anch'io ringrazio per aver messo in evidenza con la sospensiva due aspetti che effettivamente poi, anche andando a rileggere i verbali, non erano stati evidenziati, perché noi come commissione urbanistica nessuno ci aveva dato notizia della procedura fallimentare in corso e che poi dalle note che abbiamo ricevuto dal Dipartimento Urbanistica risulta essere un concordato preventivo. E abbiamo avuto come consiglieri anche i verbali
E quindi anche questa mi sembra un'attività assolutamente legittima e anche meritevole, perché diciamo non è semplice, come ripeto, per consiglieri che non fanno parte di alcune commissioni poi entrare nel merito e chiedere approfondimenti. Quindi ripeto, l'unica cosa che posso dire a conclusione del mio intervento è che la commissione ha esaminato la delibera e poi ha espresso parere favorevole all'unanimità, cioè in quella sede tutte le forze politiche rappresentate in commissione diedero comunque il loro parere favorevole, proprio perché la valutazione finale e complessiva fu quella di considerare, più che gli aspetti urbanistici, su cui ripeto non siamo così favorevoli, nel senso che non ci trova particolarmente contenti l'ubicazione e la collocazione di questo intervento a livello proprio ambientalistico e di rispetto della zona in cui verrà ad insediarsi, ma proprio per rispetto invece delle persone che erano di fronte a noi in quella sede, che ci hanno in maniera diciamo molto pressante e sentita, posso dire, proprio perché vivono magari questa realtà da tantissimi anni, rappresentato la necessità di poter finalmente arrivare a conclusione di questo lungo procedimento e dare avvio quindi alla costruzione della loro casa. Ecco. Quindi mi correva l'obbligo insomma intervenire per chiarire anche quello che è stato fatto in commissione urbanistica e perché poi è intercorso tanto tempo fino al voto di oggi. Grazie.